Carissime e carissimi, pace e bene a tutti, bentornati alla regola della sostenibilità da Francesco a Francesco nella sua prima puntata del 2004. Come sempre il nostro caro Tony Augello, e vogliamo iniziare proprio nel farvi i nostri auguri per questo nuovo anno che è appena iniziato. Tanti cari auguri anche a te Fra Italo, e auguri anche di buon lavoro per tutti i tuoi incarichi e anche per questo che ci fa ritrovare insieme tutti i lunedì dalle 10.30 alle 11.30 a parlare di sostenibilità. Di sostenibilità anche oggi ci saranno alcune notizie, ma cercheremo più che altro di fare un piccolo bilancio per iniziare bene con delle nuove coordinate appunto questo anno, sempre nell'ottica di volere bene all'ambiente e quindi volere bene anche di più a noi stessi. Quindi ci saranno alcune notizie e poi, come sempre, i nostri ospiti. Anche oggi il nostro Fra Pietro Maranesi ci parlerà del rapporto di Francesco con la creazione e come tramite la creazione proprio Francesco anche contemplava Dio e scopriva la bellezza di Dio. E poi ci sarà anche... Avremo anche un altro ospite molto gradito che ci permetterà di andare a conoscere un'altra buona pratica del terzo settore proprio dedicata al contrasto agli sprechi alimentari. Un po' le festività, Fra Italo, sono quel periodo dell'anno dove diciamo che dobbiamo essere più buoni, che dobbiamo comportarci meglio, poi tante volte ci facciamo prendere dalla frenesia degli acquisti, del consumo, e spesso sprechiamo un po'. Ecco, e partiamo proprio da qui con le prime notizie, perché appunto parlavamo di bilanci e c'è un po' questo rapporto tra Natale e spreco. Ecco, Natale è bello rivedersi, ritornare in famiglia, però Natale è anche un periodo delle spese, è un periodo di sconti, è un periodo in cui si fanno i regali, a volte li facciamo anche a noi stessi, quindi si approfitta di questo periodo dell'anno per spendere. Allora, che cosa è successo? Too Good To Go, in collaborazione con YouGov, ha fatto una ricerca per riuscire a capire quant'è il livello di spreco che c'è a Natale, soprattutto a partire dalle nostre tavole. Allora, che cosa hanno scoperto? Che più di un quarto del cibo che viene acquistato e consumato a Natale poi viene sprecato. Secondo la ricerca, infatti, l'86% degli intervistati dichiara di sprecare cibo durante le festività natalizie. Vediamo anche i dati. Il 37%, quindi quasi la metà, di questi getta via oltre di un quarto del cibo acquistato. Tra loro, e qui ci sorprendiamo, ci sono soprattutto i giovani, nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni, che sprecano il 25% delle quantità di cibo. Dico, questo ci dispiace e ci sorprende, perché finora abbiamo sempre visto che i giovani sono coloro che sono più sensibili ai temi dello spreco, ai temi anche dell'acquisto con una certa saggezza verso le materie prime impiegate e il percorso produttivo. Sul cibo devono ancora guadagnare questo senso di maturità. Mentre il 18%, quindi quasi il 20%, è uno sprecone della fascia di età 25-40 anni, dove ci sono pure io. Non ho sprecato tanto cibo, però devo dire, tu Tony hai buttato qualcosa quest'anno. No. Ma sai, tante volte, ecco, questi dati sono fondamentali perché ci restituiscono consapevolezza. Quando acquistiamo del cibo e capita che non lo utilizziamo e quindi siamo costretti a buttarlo perché magari lo lasciamo scadere o semplicemente, ecco, perché magari viene aperto ma non consumato tutto, la prima riflessione che faccio è che quel prodotto, per arrivare nel mio frigorifero, viene magari, ecco, coltivato, allevato, quindi ci sono tante energie, tante risorse che vengono prodotte per realizzare quel cibo. Poi viene processato, trasformato, imballato per arrivare nel supermercato dove lo acquisto. Sprecarlo significa vanificare anche tanto lavoro e tante risorse che servono per produrlo. È un gesto davvero fuori di ogni senso.
E poi vediamo quali sono poi i più sprecati. I primi della classifica dei cibi più sprecati sono i dolci, chi l'avrebbe mai detto? Seguiti da, questo è triste, dal pane. Seguiti dal pane, il 35% spreca il pane e poi gli antipasti come salumi, stuzzichini, torte salate. Beh, forse i dolci perché sono meno riciclabili rispetto agli altri. Le altre cose riusciamo più o meno, chi è bravo in cucina riesce più o meno a trasformare gli ingredienti. Però è un peccato, il pane che viene poi gettato e anche la carne con tutto quello che costa a livello produttivo. C'è qualcosa da rivedere in questo spreco natalizio, e lo dico anche perché esiste un senso di spreco prezioso. In amore è bello a volte sprecare perché dà il senso della gioia che abbiamo dentro, quindi lo spreco di per sé ha un valore addirittura anche teologico, anche di fede. Francesco diceva: a Natale anche i muri mangino carne, se non riescono a mangiarle spargetela, perché doveva essere la gioia di Gesù che arriva, e quindi questa gioia va festeggiata con gli strumenti che abbiamo. Però vedete che differenza c'è tra lo spreco, che è buttare perché non si capisce il valore di una cosa, e lo spreco, che vuol dire investire quella cosa anche non consumandola, diciamo, anche gestendola in maniera scriteriata, perché riconosco il valore di quella cosa che mi comunica al valore del Natale. Ecco, allora il nostro spreco di questo tipo è tutto consumistico, anche Papa Francesco ci ha rimproverato un pochino, ho indicato una via diversa. È bello però riuscire a recuperare lo spreco per un valore. Forse siamo diventati risparmiatori in quel senso e spreconi nell'altro. Guarda, a questo senso sarà veramente interessante poi nell'ultima parte della puntata di oggi confrontarci con i ragazzi di Avanzi Popolo, perché dello spreco hanno fatto appunto, di questa criticità hanno fatto un'opportunità proprio a tutela di quanti sono più bisognosi. Abbiamo un altro rapporto, questa volta è quello dell'ASVIS, che al termine dell'anno anche lui ha cercato di fare un piccolo sommario di quelle che sono le priorità anche dal punto di vista della sensibilità alla sostenibilità. L'ASVIS è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e ha svolto delle interviste. Vogliamo vedere la statistica conclusiva, che ci mostra anche una comparazione tra le risposte avute nel 2002 e quelle del 2023. Notiamo una piccola crescita, un pochino su tutti i settori. Al primo posto di questa classifica come importanza, come obiettivo importante, abbiamo la lotta contro il cambiamento climatico, e vediamo che è cresciuta un bel po' rispetto a quella che era la sensibilità dell'anno precedente, forse dovuta alle tante campagne, forse anche alla nostra trasmissione che ne ha parlato tanto, quindi chissà. Magari anche per senza dubbio per l'esperienza diretta, perché stiamo vivendo inverni sempre più miti. Esatto, quindi la lotta contro il cambiamento climatico è molto sentita, però di questa classifica, che ora è anche un po' lunga da contemplare, noi alcune osservazioni le facciamo. È tipo, possiamo rimanere non colpiti dal fatto che la lotta alla povertà sia semplicemente a metà di questa classifica? Come si spiega che, non lo so, siamo molto più sensibili a salute e benessere rispetto a uno sguardo più sensibile, meno egoistico, che contempli anche il fatto che c'è una grande disparità tra ricchezza e povertà sul nostro pianeta in questo periodo storico, e noi mettiamo prima, diciamo, il benessere, senza considerare che per di più il benessere è una equità nella distribuzione delle ricchezze. Come anche appunto questo terzo posto occupato da garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Il 26%, diciamo, delle persone hanno questa come priorità sentita, mentre l'istruzione e la qualità dell'istruzione stessa è solo alla decima posizione. Viene un po' da dire, almeno Tony, questa è per me la riflessione, è come se ci sia un obiettivo ma poi la strada per percorrerlo non abbia... cioè non venga vista come una strada per percorrerlo. Dico, migliorare la qualità della vita, abbiamo l'istruzione, però poi l'istruzione non è considerata come prioritaria. Sì, io mi ricollego a una riflessione che stavi facendo poc'anzi. A volte è molto importante parlare di determinati argomenti. Forse questa grafica, come appunto dicevi tu un attimo fa, ci restituisce anche il dato che gli argomenti che sono più trattati generano una maggiore sensibilità. Sensibilizzazione al tema. Però sai, anche non è detto, perché la parità di genere, che siamo bombardati da questo tema, in questa classifica è alla 12ª posizione, quasi alla fine.
Quindi ognuno poi rielabora in maniera diversa, sono provocazioni, non possiamo dire di più anche perché il tempo non c'è, però noi ci riflettiamo su queste sì, cose. Sì, no, infatti questi studi servono ad aumentare la nostra consapevolezza e magari spingere proprio su quei punti, su quegli argomenti che sono meno trattati, e noi ecco, siamo qui per questo. Adesso però ci fermiamo soltanto per qualche istante, ma torniamo subito dopo la pubblicità. E noi ritorniamo insieme, lo facciamo con un graditissimo ospite, Fra Italo, che ci ha già tenuto compagnia in alcune delle precedenti puntate. Lo sentiamo dalle retrovie. Lascio a te il piacere di annunciarlo. Certo, il nostro piacere è di dare anche oggi il benvenuto a Fra Pietro Maranesi, con il quale stiamo sempre di più esplorando il rapporto con Francesco, il creato e anche la tematica dell'ecologia. E oggi vogliamo spingerci verso qualcosa che viene sempre detto, ma magari a volte poco approfondito, ed è appunto il rapporto che Francesco aveva con la creazione, in virtù del fatto che tramite la creazione Francesco sentiva Dio, Francesco vedeva Dio, vibrava di Dio tramite la creazione. Fra Pietro, ti saluto, ti vediamo, buongiorno. Buongiorno Fra Pietro. Buongiorno a voi e agli spettatori a casa. Sono contento di vedervi e di essere ancora con voi. Ecco, Fra Pietro, noi andiamo alle testimonianze che abbiamo nella biografia di Francesco, dalla vita che ci riporta Tommaso da Celano. E lui dice: desiderando questo felice viandante uscire presto dal mondo, come da un esilio di passaggio, trovava non piccolo aiuto nelle cose che sono nel mondo stesso. Infatti si serviva di esso come di un campo di battaglia contro le potenze delle tenebre e nei riguardi di Dio come di uno specchio tenerissimo della sua bontà. Ecco, io non so, anche i nostri ascoltatori, quando sentono la parola mondo, che cosa un po' capiscano. Come possiamo, ecco, inquadrare questo contesto in cui Francesco c'era, in questo mondo che da una parte era campo di battaglia e da un'altra era specchio tenerissimo della bontà di Dio? Sì, davvero, questo spazio importante nel quale siamo collocati. Il Papa Francesco lo chiama la casa comune, no? La grande luogo di abitazione che qualcuno ci ha preparato e che comunque è un dono, lo troviamo e lo lasciamo, dunque non ci appartiene se non come ospiti che passano e dovrebbero lasciarlo più bello di come l'hanno trovato. E dunque è un luogo meraviglioso, una meraviglia, no? In fondo dovremmo stupirci di questo come casa comune. E questo valeva per Francesco. Occorre ricordare che nel tempo di Francesco vi era una grande questione, una corrente che vedeva nella materia, dunque nel creato, la parte negativa, creata, prodotta dal demiurgo, da una figura negativa contrapposta a Dio che è spirito, e dunque tutto ciò che era spirito era buono, tutto ciò che era materia invece era pericoloso e cattivo da rifiutare. Francesco non apparteneva a questa divisione duale, ma faceva un'unità profonda, tutto era, veniva da Dio e ci conduceva e conduceva a Dio. Questo istinto positivo nel guardare le cose, aiutato anche dalla fede, questo è Francesco di Assisi. Infatti, continua il biografo, dice: in ogni opera Francesco loda l'artefice. Tutto ciò che trova nelle creature lo riferisce al Creatore. Esulta di gioia in tutte le opere delle mani del Signore e attraverso questa visione letificante intuisce la causa e la ragione che lo vivifica. Nelle cose belle riconosce la bellezza somma. E da tutto ciò che per lui è buono sale un grido: chi ci ha creati è infinitamente buono. Questo è un testo bellissimo di Tommaso. Tommaso ha dei passaggi lirici su Francesco, anche a volte morali o non moralistici, ma insomma sono testi molto, molto belli, che prodotti da lui, sono commenti di un innamorato, diciamo, Tommaso, nei confronti dell'esperienza di Francesco. Ma indubbiamente coglie qualcosa di molto importante nella sensibilità di Francesco. Ma io credo che, e tutti lo sappiamo molto bene, che in Francesco si realizza quanto è vero per ogni uomo. In fondo l'incontro con il mistero
alto, glorioso di Dio, lo viviamo con istinto ogni volta che alziamo gli occhi al cielo e che guardiamo la natura, guardiamo questo enorme scenario bello buono, kalos, bello buono, che produce, riproduce e ha le orme del colui che è bello buono. Tutti gli uomini hanno un istinto religioso nell'incontro con la natura. Paolo stesso parlava che guardandoci intorno non possiamo che stupirci e incontrare qualcuno, magari a tentoni, ma la sua voce, la sua presenza l'avvertiamo per istinto. Non so se era Tommaso dice che anche gli animali con il loro modo lodano Dio guardando il cielo con i loro versi. E dunque il cuore dell'uomo ha un istinto religioso che è suscitato e favorito dalla bellezza, non dalla cattiveria o dalla bruttezza di questo mondo. È positivo, è specchio di qualcosa che nasce dalla bellezza e dalla bontà, che è Dio. E c'è forse, non lo so, una piccola differenza, veniamo al nostro contesto sociale, che magari prima era più semplice avere contatto con la bellezza che circonda, mentre adesso vuoi un po' anche per le immagini che noi non scegliamo, ma che comunque entrano per esempio nelle nostre case dai telegiornali, e ci ritroviamo avanti a cose che forse non sono belle. Allora, che cosa può insegnarci Francesco, no? Vedendolo contemporaneo a noi, circa la scelta della bellezza delle immagini oppure una strategia per ritrovare la bellezza e scartare quello che in realtà non dovrebbe entrare dai nostri occhi nel nostro cuore. Sì, domanda molto bella e anche molto difficile. Mi viene in mente due episodi nella vita di Francesco, dove Tommaso, credo sia lui, nella prima vita, parlando della sua malattia da giovane, dice che in quel momento malato, poi insomma, in un momento di difficoltà non solo fisico, ma suppongo anche umano, spirituale, perché c'era da fare scelte importanti e non sapeva bene cosa dovesse farne della sua vita. Dice Tommaso che non riusciva più a godere e a sentire la voce della bellezza della creazione. E l'altro passaggio che mi viene in mente è sempre del rischio che la creazione possa spegnersi o comunque non parlare più. E quando appunto non riusciamo noi a percepire, ad ascoltare. L'altro episodio è quando, quello famoso, è quando Francesco si ritrova malato, solo, riverso in quella capanna accanto al monastero di Chiara, e quelle notti terribili, cieco, dice il testo, che gli saltavano addosso i topi. Ed era difficile incontrare la bellezza e riconoscerla. E indubbiamente quando la vita intorno a noi è complicata, è difficile, c'è la guerra, pensiamo a questo, quando il cuore è devastato dalla solitudine, dalla povertà, dalla malattia, dalla violenza, alzare gli occhi al cielo, riconoscere una bellezza è estremamente difficile. Eppure ci dice Francesco che occorre ricominciare da lì probabilmente, da questa parola semplice e davanti agli occhi che abbiamo costantemente, per credere ancora alla bellezza, per non farci vincere dallo scoraggiamento che nasce dalla violenza, dalla bruttezza. La bruttezza è quando rompiamo, l'elemento diabolico è quando dividiamo, non mettiamo insieme. Allora, presi da questa violenza diabolica, forse è molto difficile riconoscere la bellezza, eppure credo che ripartire da lì come prima fondamentale parola che ci viene in soccorso dalle sorelle e dai fratelli della creazione. La guarigione di Francesco sarà questo: cantare le sorelle e i fratelli che gli sono accanto e li riconosce, li loda e loda Dio per loro, è il cantico delle creature. Quindi possiamo anche da questi testi riconoscere forse due atteggiamenti di Francesco. Nel primo vediamo una ricerca della bellezza e nel secondo una custodia della bellezza. Per esempio, nel primo caso qui abbiamo questa testimonianza: abbraccia tutti gli esseri creati con un amore e una devozione quale non si è mai udita, parlando loro del Signore ed esortandoli alla lode.
Poi ci sono gesti concreti al riguardo per le lucerne, per le lampade e candele. Non vuole spegnere di sua mano perché non vuole spegnere lo splendore di sua mano perché in lui è simbolo della luce eterna. Cammina con riverenza sulle pietre per riguardo a colui che è detto pietra. E dovendo recitare il versetto che dice sulla pietra mi ha innalzato, muta così le parole per maggiore rispetto. Sotto i piedi della pietra tu mi hai innalzato. Ecco, ci sono forse questi piccoli gesti di Francesco che ci fanno suggerire l'oltre che lui vedesse nelle cose. Sì, sai, questa descrizione che fa Tommaso è la descrizione di un innamorato. Uno che è innamorato vede tutti i segni della sua amata, del suo amato, li riconosce, forse li crea pure, no? Li intravede più di quanto ci sono, forse. Ma è chiaro che è gli occhi che riconoscono il senso delle cose e ne godono, no? In questo senso, allora occorre avere questo sguardo che non fa delle cose né una cosa negativa, una realtà negativa, indubbiamente, ma anche che fa della realtà un luogo di commercio, di sfruttamento, di concorrenza, di rivalità, dove c'è l'egoismo che domina e sforma la realtà, mentre un innamorato ne vede la bellezza, la rispetta, la loda. È un po' come appunto il trovatore che canta la sua bella, così è l'atteggiamento di Francesco. E credo che sia poi il prodotto che il cuore fa nascere da sé, nel senso che un cuore egoista e attento soltanto ai propri vantaggi economici, di benessere, di sfruttamento, non loda nessuno, neanche se stesso. È uno costantemente disperato alla ricerca di nuovi prodotti, di nuovi acquisti, di nuovi denaro, ma non, è un uomo solo senza lode, senza sorriso. Un uomo invece che non ha questo, ma contempla, ecco, guarda con attenzione, con rispetto, diventa un uomo di lode. È un uomo che si prende cure, indubbiamente, ci tiene alla bellezza della sua amata, del suo amato. Credo che sia questo, non è semplicemente poesia. Questo credo che sia un po' il nucleo fondamentale di un atteggiamento umano, adulto e dunque anche di fede, nello stare dentro questo mondo, da rapaci o da contemplativi e dunque da custodi. Bellissimo il testo di Genesi, ci siamo stati chiamati per custodire e coltivare e aggiungerei, o Francesco aggiungerebbe, e lodare Dio. Per il giardino e per il compito che ci ha affidato. Andiamo quindi pure al giardino, dicevo Francesco, che anche custode della bellezza, perché oltre ad avere questo sguardo da innamorato, poi c'è una concretezza in questo. Quando i frati tagliano la legna, proibisce loro di recidere tutto l'albero, perché possa generare nuovi germogli. E ordina che l'ortolano lasci incolti i confini attorno all'orto, affinché a suo tempo il verde delle erbe e lo splendore dei fiori cantino quanto è bello il padre di tutto il creato. E vuole pure che nell'orto un'aiuola sia riservata alle erbe odorose che producono i fiori, perché richiamino a chi li osserva il ricordo della sovranità eterna. Cioè, quindi usiamo quello che serve, però la bellezza lasciamola esprimere attorno a noi anche nella sua libertà. Avrei letto un testo sempre di questo lungo passaggio di Tommaso, ma Tommaso ci offre anche un altro episodio dove davvero c'è un uomo, Francesco, attento, io lo chiamo pastore della bellezza, perché interviene su una questione apparentemente banale, ma mostra, a mio avviso, con evidenza un atteggiamento, una strategia ecologica. Quando la storia della pecorella, Don Tommaso ce la racconta con molti dettagli, dove quest'uomo, Francesco, si accorge del problema di questa pecorella che era a rischio, la fa riscattare, la compra, ecco, c'è l'ecologia è attenzione, è preoccupazione, è accorgersi. L'ecologia poi chiede anche investimenti economici. Chiede a un ricco di comprare la pecorella e dunque chiede di toccare le strutture economiche per salvare la bellezza, per custodirla, per diventarne pastori. E terzo, la regala, la dona alle sorelle qui di San Severino
dicendo loro custoditela. L'ecologia chiede una rete di cura che continui, che dia forza e continuità a scelte importanti. Mi sembra che il testo che hai letto è bellissimo, poetico, ma poi è un uomo anche molto concreto nelle strategie da assumere perché i sentimenti diventino scelte ecologiche efficaci e serie nei confronti di un mondo che ha il diritto di esserci e ha il diritto di essere rispettato. Anzi, per noi è un dovere. Custodite e coltivate questo giardino, ve lo affido, ma voi non ne siete i padroni. Questo è bellissimo, Francesco lo sentiva con evidenza e credo che oggi lo sappiamo con più chiarezza quanto è importante questo compito. Grazie Fra Pietro per averci accompagnato per mano con Fra Italo nello scoprire il prezioso mondo di Francesco con tutti, ecco, gli input che ci dà per fare della nostra casa comune una casa accogliente per tutti. Noi ci ritroveremo in seguito? Prossimamente, sì. Grazie. Molto bene, adesso ci dobbiamo salutare e prima di restituire la linea alla regia, ricordiamo che ritroveremo al rientro gli amici di Laudato Si', della comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo, che ci aiuteranno a riflettere su questi ed altri temi. A fra poco. Buongiorno a tutti, benvenuti nel nostro spazio all'interno del programma La Regola della Sostenibilità. Ringraziamo Fra Italo e Tony e ci dirigiamo verso questo nostro spazio. Oggi vi vogliamo parlare di un argomento un po' particolare. Da circa un mese si è conclusa la COP28 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la conferenza sul clima. Come sappiamo, il clima è un bene comune perché il clima è l'insieme dei fattori che permettono la vita sulla Terra. È chiaro che uno scombussolamento di questi fattori e un cambiamento climatico, che in realtà è quello che si sta verificando, ha delle profonde conseguenze sulla vita di tutti gli esseri della Terra, quindi vegetali, animali, uomo. Già nel 2015 il Papa aveva parlato di questo, si era detto preoccupato nell'enciclica Laudato Si'. Diceva testualmente che ci sono tante persone, nei paesi più poveri, tante persone si vedono obbligate a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale. Oggi vogliamo accendere un faro su questa situazione tragica, che è quella dei migranti ambientali. Sì, vogliamo farlo perché siamo abituati a vedere nelle nostre televisioni, sui giornali, scene di persone che approdano sulle nostre coste e spesso pensiamo che fuggono solamente o soprattutto dalla guerra, da conflitti o per motivi generici legati alla povertà. Invece la migrazione, il peso maggiore della migrazione è dovuto ai cambiamenti climatici che pesano ben 3 volte rispetto alle altre cause di migrazione. Che questi migranti climatici da cosa fuggono? Non fuggono solamente da difficili condizioni ambientali, quali possono essere l'aumento del livello del mare, la desertificazione, la salinizzazione del suolo per l'uso agricolo o per la riduzione delle risorse idriche. Non fuggono solamente per i frequenti fenomeni meteorologici, quali le alluvioni, i cicloni, ma fuggono anche a causa di fattori che non sono direttamente legati ai cambiamenti climatici, ma da questi sono amplificati. E parliamo soprattutto quindi di povertà economica, delle politiche governative, di particolari difficili condizioni sociali e anche dello smisurato aumento demografico della popolazione.
Esatto. Come ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite durante la COP, è come se l'umanità si stesse infilando in un vicolo cieco dove veramente poi si è costretti a fuggire. E la COP28 si è conclusa praticamente con un nulla di fatto, addirittura al termine sostituzione dei combustibili fossili il termine sostituzione è stato eliminato e invece si parla di piano piano di semplicemente diminuire un po' l'utilizzo di questi combustibili fossili piuttosto che invece sostituirli del tutto con delle forme alternative di energia. E abbiamo proprio dei dati che derivano da studi effettivi che ci dicono che entro il 2050 più di 1 miliardo della popolazione mondiale non avrà accesso a sufficienti risorse d'acqua e che più di 200 milioni di persone saranno costrette a migrare. E non pensiamo che sia un fenomeno lontano da noi, perché tra queste persone potremmo esserci anche noi, i nostri figli, i nostri nipoti, non solamente persone che vivono lontano in altri continenti. Sì. Per aiutarvi a vedere la gravità di questo problema e quindi per aiutarci anche a consapevolizzare questo, vogliamo pregare la regia di mandare uno stralcio del film La Lettera, dove proprio si parla di uno dei personaggi che è questo Haruna Kandé, un senegalese che fugge appunto perché il clima è cambiato e le condizioni di vita sono cambiate. Sono Haruna Kandé, un rifugiato climatico. Sono nato a Dinsaku, Yero Dinsaku. Da quando ero bambino ho lavorato in una fattoria. I campi si sono inariditi. Le fattorie soffrivano. Tutti i contadini hanno avuto grandi difficoltà. La distruzione della natura ci obbliga ad abbandonare le nostre case e a trasferirci all'interno delle grandi città come Saint-Louis o Dakar. In quel periodo mio zio faceva l'insegnante di Corano in città. Mi ha preso con sé per portarmi a Saint-Louis. Sono andato via con mio zio quando avevo appena 6 anni. Continuavo a domandarmi se prima o poi avrei più rivisto la mia famiglia. A Saint-Louis andavo alla scuola coranica. Mendicavo per sopravvivere. Ho vissuto in quelle condizioni fino all'età di 12 anni. Ero lì quando sono venuto a sapere della morte dei miei genitori. Thank you.
Issa è il mio tutore. È lui il fondatore e presidente della ONG Maison de la Gare. Si tratta di un'organizzazione senza scopo di lucro che aiuta gli studenti coranici ad integrarsi. Avere l'occasione di andare all'università è uno dei miei più grandi sogni. Spero di riuscire a realizzarlo. Quando tornerò al mio paese, sarò tra i dirigenti. Il mare sta avanzando verso Saint Louis, sempre più vicino all'area dei sobborghi. Ormai il mare ha invaso quasi tutte le case di questa zona. Ora alcuni di noi vivono praticamente in mare. L'acqua si è presa alle loro case. Le persone non sanno dove andare ora che non hanno più un tetto. Il governo ha evacuato la zona e per chi ci abitava ha costruito delle baracche altrove. È per questo motivo che la gente prende le barche ed emigra in Europa attraversando il mare. Il cambiamento climatico sta impoverendo il nostro paese. Davvero tutto è connesso, perché abbiamo visto come gesti che noi viviamo nelle nostre vite, nelle nostre abitudini, hanno un impatto su chi vive lontano da noi. E questo perché, come il Papa spesso ci ha ricordato, siamo tutti fatti della stessa carne umana. E perché tutto è connesso. Tutto è veramente connesso, sì. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Gli sprechi alimentari nel mondo ammontano a circa 1,3 miliardi di tonnellate all'anno, pari a circa un terzo della produzione totale di cibo destinato al consumo umano, ed è un dato che fa il paio con quello legato alla crescita della povertà. Dati a cui non possiamo restare indifferenti. Non sono restati indifferenti a questi dati un gruppo di ragazzi di Bari provincia che 10 anni fa hanno attivato un processo virtuoso dal nome Avanzi Popolo. E qui con noi stamattina Marco Ranieri, co-founder di questo progetto che compie appunto 10 anni quest'anno. Siamo felicissimi di averlo con noi, Fra Italo. Esatto, benvenuto Marco. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Come stai Marco? Tutto bene? Come sono andate queste festività? Ma sono andate molto bene, abbiamo avuto ovviamente anche delle richieste di supporto perché sono festività in cui si mangia molto, e si produce molto cibo e quindi si generano anche parecchie eccedenze. Sì, in effetti la domanda non era casuale, però facciamo le cose per ordine. Io ti chiederei come, quando e perché nasce Avanzi Popolo. Avanzi Popolo nasce nel 2015 da un gruppo di amici che si occupano, diciamo, di temi diversi, chi di cooperazione internazionale, chi di innovazione sociale, chi di temi legati all'impegno civile e sociale. E,
decidiamo post Expo di Milano di dedicare le nostre forze a questo tema dello spreco alimentare, cercando di trovare una soluzione o comunque delle piccole risposte a livello locale, ad un tema che, come detto, è globale. E, a distanza di 10 anni è stata un'ottima intuizione, perché crediamo ancora oggi che le risposte migliori a questi problemi di carattere globale possano e debbano venire soprattutto a livello locale. Grazie Marco, intanto ecco, pregherei anche la regia di farci vedere il vostro sito internet sul quale possiamo conoscervi meglio, prendere atto di tutte le iniziative che portate avanti. Ecco, fra Italo, se potessimo fare un'altra domanda a Marco, quindi andremmo su un primo bilancio. Esatto, sì. E, parlavamo di quasi 10 anni di attività, giusto? Quindi a livello proprio pratico, come è cambiato il mondo in questo frattempo, in base alle esigenze che voi avete visto come fondamentali da colmare? E poi soprattutto il vostro lavoro, come vi siete rimboccati le maniche, ecco, in questo periodo che è passato? Allora, parto da quest'ultima. Noi abbiamo deciso di lavorare in una maniera abbastanza strategica, a differenza di altre realtà italiane che si occupano di contrasto allo spreco, noi non ci occupiamo anche della redistribuzione, ma nella redistribuzione ci appoggiamo ad organizzazioni di carità, radicate sui territori, per lo più sportelli Caritas, parrocchie, ma anche associazioni e quant'altro. Quindi il nostro lavoro è stato sostanzialmente quello di interconnettere il mondo, diciamo, produttivo che genera eccedenze alimentari, ma anche quello delle famiglie, con organizzazioni che già si occupano di contrasto alla povertà, quindi redistribuendo a fini di solidarietà sociale le eccedenze alimentari. In più abbiamo fatto un lavoro di sensibilizzazione culturale sullo spreco alimentare, lavorando nelle scuole, lavorando, facendo anche interventi come questo con voi questa mattina. E abbiamo lavorato anche sulla pratica del food sharing, cioè della condivisione del cibo tra le persone indipendentemente dalla condizione di reddito, ma per salvaguardare, diciamo, quel valore ecologico che c'è dietro il cibo, dietro la produzione alimentare, c'è parecchio utilizzo di risorse, CO2, acqua e suolo. Per lo spreco alimentare, ad esempio, utilizziamo il 28% dei terreni nel mondo che producono cibo che poi finisce nella pattumiera. Quindi la nostra attivazione su questo è stato sostanzialmente costruire dei legami di comunità a livello, diciamo, di Bari, e poi ci siamo allargati con i banchetti nuziali su quasi tutta la regione Puglia, cercando di costruire questa interconnessione tra chi produce eccedenze e chi le redistribuisce. Nel frattempo, negli anni, questo tema dello spreco alimentare è diventato sempre più, come dire, importante, è all'interno dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quindi è diventato uno degli obiettivi, quello della riduzione del 50% dello spreco alimentare. Questi temi stanno diventando sempre più centrali, si stanno affacciando, diciamo, politiche locali del cibo che cercano di affrontare questo tema dello spreco alimentare insieme al tema della produzione alimentare in senso lato, e quindi da questo punto di vista questa crescita della tematica e di come si sta affrontando ci sta aiutando anche nel piano piano contrastare lo spreco alimentare nei nostri contesti territoriali. Noi comunque continuiamo a dare il nostro contributo e credo che sia importante anche perché stiamo lavorando moltissimo sulla dimensione appunto culturale e di diffusione di questi temi anche lì dove difficilmente diciamo arrivano, ecco. Il vostro lavoro importante e prezioso, che ha avuto anche tanti riconoscimenti, tra cui quello anche della Presidenza della Repubblica Italiana, in che cosa, ecco, Marco, se dovessi farci proprio un esempio concreto della vostra azione a contrasto dello spreco, come lavorate? È un progetto di innovazione sociale perché cerchiamo di attivare la comunità nel contrasto allo spreco, facendo noi da piattaforma di abilitazione delle persone. Un esempio molto concreto sono le raccolte di quartiere che facciamo settimanalmente nella nostra città, a Bari, ne abbiamo più di una in diversi quartieri della città. L'idea di recuperare l'eccedenza all'interno di quel quartiere
e ridistribuirla ad un'organizzazione di qualità di quel quartiere stesso fa sì che soggetti tipicamente non interessati ai temi del welfare, come un fruttivendolo di quartiere, inseriti dentro un processo collettivo comunitario che attiva i volontari di quel quartiere, attiva l'organizzazione di carità, quindi ad esempio lo sportello Caritas della parrocchia San Sabino a Madonnella, fa sì che il fruttivendolo, il panettiere, il piccolo bar di quartiere con le loro eccedenze possono contribuire a un benessere collettivo del quartiere stesso. E questa cosa ha fatto sì anche che poi i commercianti, ad esempio, sapendo che il prodotto in eccedenza venisse donato diciamo, alla parrocchia vicino alla loro attività commerciale, pochi isolati, si sono attivati anche autonomamente in alcuni casi. Quindi, quando si sono generate eccedenze, si sono mossi autonomamente perché si trattava di fare poca distanza, e questo ci ha permesso anche di ridurre il consumo, ad esempio, di CO2 per gli stessi recuperi, ma soprattutto ha iniziato a tessere relazioni di comunità che vanno oltre la nostra presenza e la nostra mediazione. Questa è la cosa importante, che a un certo punto diventiamo quasi inutili perché o lo spreco alimentare si è ridotto, oppure le relazioni di comunità sono talmente consolidate che probabilmente non c'è più senso diciamo, a chiedere aiuto davanti al popolo, ma appoggiarsi su quello che i territori stessi riescono a generare e determinare con la loro forza. E quello che dice è molto bello, però sappiamo che tante volte, lo dicevamo in apertura di questa chiacchierata, è importante anche sensibilizzare, e voi da questo punto di vista avete generato tanta consapevolezza che adesso si sta trasformando in coinvolgimento ed è, come dire, una riprova ulteriore del fatto che state lavorando bene. Un segno di successo di tutta l'iniziativa. Hai Ultima domanda, Fraito. Sì, detto già qualcosa che vi sta trasportando in un oltre rispetto a ciò che vi ha dato l'inizio. Tu riesci a immaginare come può essere la fase 2 rispetto anche a questo coinvolgimento che è diventato attivo? E quindi voi qual è la prossima proposta che avete pronta per ridurre, ecco, lo spreco e gli avanzi? Allora, ce l'abbiamo quasi pronta, ci stiamo lavorando. Lo dico in una battuta: sistemi agroecologici che producono cibo e lo consumano a chilometro zero riducono lo spreco alimentare del 40%, quindi quasi vicini a quello che è il target dell'Agenda 2030. Quindi vuol dire ragionare sulla filiera produttiva del cibo. Diciamo, dal campo fino alla tavola. Lo spreco alimentare si ha in tutte le sue fasi. Nella parte più alta della filiera si parla più di perdite e poi più avanti di spreco. Ma se noi lavoriamo e ragioniamo sull'intera filiera e facciamo sì che questa filiera sia quanto più corta possibile, generi quante più risorse a livello locale e quindi in un certo qual modo sostiene anche lavoratori, agricoltori del territorio, ecco che riusciamo a connettere maggiormente la richiesta, quindi la domanda di cibo, con l'offerta del cibo e quindi la possibilità che lo spreco alimentare si riduca il più possibile. Quindi il nostro lavoro in questi prossimi mesi sarà lavorare sulle politiche locali del cibo, sulle cosiddette food policy. E per questo stiamo interagendo con una rete nazionale che si chiama Food Pride, a cui si aggrega anche l'Associazione Terra, un'associazione romana esperta sui temi agroecologici legati al cibo. E abbiamo vinto un bando del Ministero del Lavoro e cercheremo di portare questi temi a livello nazionale insieme, coniugandoli poi a livello locale a seconda delle specificità dei diversi territori. Questo per noi è un volano per affrontare in maniera sistemica il tema del cibo e non restare semplicemente, diciamo, dei volenterosi volontari che recuperano le eccedenze alimentari, ma poi rischiano di diventare funzionali ad un sistema produttivo che genera, iperproduce e iperconsuma. Uno step importante e necessario. Marco, grazie davvero tante per essere stato con noi stamattina, per aver condiviso la preziosa esperienza di Avanzi Popolo. Vi seguiremo con interesse, per cui speriamo di ritrovarvi presto anche in futuro.
Grazie a voi e vi invito a seguirci sui nostri canali social, sia la pagina Facebook che Instagram. Grazie Marco. Noi ti salutiamo, quindi ti auguriamo buon proseguimento di giornata e salutiamo tutti quanti voi che siete stati con noi stamattina. L'appuntamento Ci per la diamo settimana appuntamento prossima. alla settimana prossima con la regola della sostenibilità.